normali come tutti noi siamo possono avere questo destino in qualsiasi momento se si incappa in situazioni simili. Diciamo, io parlerò di un reparto psichiatrico, ma che si capiti, sapete pure a Roma, tu hai accennato un video, quel ragazzo è stato, avevano detto altre cose, oppure se si incappa appunto nelle forze dell'ordine. Io mi scuso anticipatamente perché ho fatto un lungo viaggio e stanotte ho finito tardi perché, come sapete, in questi giorni c'è stato dalle mie parti l'omicidio del sindaco Vassallo, che era l'autore del TSO, dell'ordinanza del TSO per Francesco Mastro Giovanni. E naturalmente, io pure se ho convinto che io stesso, essendo stato anch'io sindaco, conoscendolo, pur avendo duramente criticato e abbiamo fatto un esposto su questo arbitrio e sequestro che è stato ordinato da lui nei confronti di Franco Mastro Giovanni, visto che si è parlato di un omicidio di camorra, e per segnale che dava nel nostro territorio, che storicamente e culturalmente immune dalla camorra, però ha visto una presenza continua, pacifica e indisturbata della camorra senza che questa avesse mai, tranne qualche caso, anche io personalmente, ma di questo non voglio parlare in questo momento, quindi io ho chiesto che ci fosse la mobilitazione perché anche per lui ci fosse verità e giustizia, però non mi sono voluto unire al martirologio, alla santificazione, alla beatificazione in corso anche in diretta sulle televisioni, perché ho voluto parlare chiaro, ho detto che l'immagine che lui ha sapientemente costruito attorno al suo paese, Cinque Vele, tutte le mani, c'era questo marcio, questi affari e malaffari, una camorra che lui ha sottovalutato. Io personalmente, come sindaco, gli avevo detto di stare attento, indicandogli chi erano i camorristi. Lui mi aveva risposto: se fanno come dico io, per me va bene, se hanno un bel ristorante. Va bene, vai tu. Da lì poi le nostre vie si sono sempre più divise. Di fronte a una stampa che parlava anche di un eventuale delitto preventivo perché l'hanno presentato come un ostacolo alla camorra e ai loro disegni, invece ho parlato di un delitto punitivo perché avrà, a mio parere, se la logica ha una logica, non sono investigatore, lui avrà preso un impegno forse non mantenuto e per questo rappresagliato e duramente punito, ammazzato. Questo episodio è stato braccato, inseguito. È arrivato fino al mio paese che è visto a 5-6 km, poi lui è riuscito a girare, fin quando non è arrivato prima di Acciaroli a Mezzadorre, che è un altro comune diverso da Pollica, è andato in un parcheggio di questo campeggio e si è buttato a mare per difendersi, per autotutela. Lasciatemi per 2 ore, è stato a mare, hanno chiamato il 118, il primo medico dice, perché sapete per fare un TSO ci vogliono due certificati medici, uno, diciamo, di un medico genetico e l'altro deve essere confermativo da parte di un di salute mentale, da parte di uno psichiatra. Il primo certificato cosa dice? Ha agitazione psicomotoria. Noi abbiamo detto nel nostro esposto: scusate, uno che sta a mare, si sbraccia, quello si sta agitando psicomotoriamente. Ci vuole, questa era la diagnosi. Agitazione psicomotoria. Sfido io a chi non fosse stato agitato psicomotoriamente dopo essere stato braccato, costretto a buttarsi a mare, a difendersi e a dire lasciatemi perdere. Poi arriva la dottoressa, la quale conferma questa diagnosi, e lui dopo un po' si lascia prendere, forse anche stremato, si decide a essere sedato. E secondo la legge già questo doveva far venire meno le ragioni del TSO, perché il TSO si scatta quando uno si rifiuta e rifiuta la cura. Quindi teoricamente questo viene fatto nell'interesse, diciamo, di chi non si vuole far curare, no? Lo Stato premuroso, tu non ti curo io, questo è il principio. E invece viene sedato, invece di portarlo in ricovero ospedaliero, chiamare la famiglia, quindi tutto finito. Lo imbarcano sull'autoambulanza, poi vi spiego però come si comporta, vi faccio solo i fatti. Viene portato in ospedale, dopo che lui ha detto non portatemi a Vallo perché là non ne esco vivo, mi ammazzo. Ciononostante viene portato. Lì arriva sedato, si sveglia,
lo fanno mangiare, non gli fanno neanche finire di mangiare la banana, che lo sedano di nuovo. Una volta sedato, ne approfittano per legarlo ai quattro arti, tutti e quattro. Fine luglio, inizio agosto, caldo, non c'era neanche, sapete il caldo che ha fatto l'anno scorso, molto più di quest'anno, non c'è neanche l'aria condizionata, quindi viene tenuto legato per 82 ore fino alla sua morte, senza che nessuno gli abbia dato da mangiare né da bere, nessuno che l'abbia curato, aveva le ferite, perché chi ha visto il video, quel poco di video di Mi manda Rai 3, avete visto qual è stata la tortura e l'agonia a cui è stato sottoposto. C'è un inserviente che va a pulire a terra il sangue, ma nessuno che è andato a vedere le sue ferite, il suo stato di condizioni e così via. Quindi dopo quattro giorni di detenzione, insomma, del fatto che è stato legato per quattro giorni e quattro arti, gli viene un edema, naturalmente, perché la posizione allettata, no, ha causato l'edema. Oltretutto gli hanno dato solo due flebo solo due flebo ogni tanto, ma figurati un corpo di 1,90 che pesava quasi 100 kg, due flebo che hanno concausato ulteriormente un aggravamento dell'edema, perché hanno introdotto una persona allettata l'edema. Comunque muore verso le 3, se ne accorgono verso le 7, tentano una rianimazione impossibile, quasi nella piena indifferenza, e un ECG, un elettrocardiogramma che era stato prescritto durante, diciamo, nella cartella, glielo fanno dopo morto. E anche altre analisi, sembra, abbiamo scoperto, sono state fatte subito dopo che è morto, perché se ne sono fregati, perché sembrava che risultava che ci fosse una epatite C, ma anche, diciamo, a difesa dei, sapete, per C può essere il sangue, può infettare, no? Quindi potevano prendere pure loro delle precauzioni, sai, chi è andato a pulire il sangue e così, niente, cioè è stato lasciato morire. Naturalmente tutto si stava chiudendo, stavano imbacchettando il morto. Per fortuna si sono accorti di queste ferite, c'è stata un'insistenza, diciamo, a vedere e quindi a richiedere l'autopsia. Loro pensavano che rifiutassero l'autopsia, perché come al solito, sai, i genitori sono restii a far fare un'autopsia come un'inutile, diciamo, crudeltà. E per fortuna c'è stata l'immediata denuncia e il magistrato, un ottimo magistrato giovane che purtroppo ora si è trasferito, ha fatto subito sequestrare i video che erano nel reparto, senza i quali noi saremmo stati liquidati come qualsiasi altro caso, perché nonostante il video, gli infermieri e i medici nell'ordinanza cautelativa, diciamo, di sospensione del lavoro hanno sostenuto, pur essendoci un video oggettivo e incontestabile, che lui era andato là super agitato, era tutto agitato e che si rifiutava di mangiare. Cioè questo è stato nonostante il video, quindi immaginate, ecco, noi, diciamo, la forza di questo caso è il video, come dicevi tu giustamente, chissà quante cose, no, sono successe, purtroppo vale la loro testimonianza, quello che dicono, ma non vale, ecco, questo è, deve essere la forza, come se fosse per ogni caso, ecco, quello che succede in un reparto psichiatrico, in una prigione, quando non c'è la forza di un video. Allora questo è morto. Naturalmente il silenzio che c'è stato, vedete, era piena estate. Io mi ricordo che la prima intervista che ho fatto, perché i poveri familiari, diciamo, erano andato al funerale, ho tutto, pensate che povero Francesco, io non lo vedevo da anni, ci eravamo incrociati a scuola una volta, era venuto proprio al mio paese due giorni prima, manco farlo apposta, per chiedere di me, perché eravamo stati amici ai tempi che, non so se sapete, lui era stato coinvolto nell'omicidio Falvella, era stato ferito, poi arrestato, poi assolto, quindi quella lo aveva segnato per sempre, e quindi era passato per salutarmi, io non c'ero, ha lasciato i saluti ai miei figli che erano rimasti ben impressionati della sua persona e promesso una ulteriore visita, cosa che mi è mancata. Io quando ho saputo che è morto, prima in un momento dispiacere, pensavo che uno fosse venuto in ospedale, qualche malore. Quando ho cominciato a leggere che come era stato catturato, braccato, e vedevo che non c'era nessun commento ufficiale, nessuna dichiarazione, e allora a settembre ho detto: guardate, le ferie sono finite, qualcuno deve rispondere.
sono inferie le istituzioni, le coscienze, le persone, tutto inferie, tutto muto, e quindi una complicità, un'omertà. E qui ho cominciato a porre le prime domande, approfittando anche del fatto che io lì sono stato sindaco, presidente di un parco nazionale, conosciuto, grazie a Dio, stimato. E quindi ho cominciato a porre le prime domande, abbiamo fatto il comitato che aveva già dato vita il cognato Enzo, e quindi abbiamo cominciato a fare, diciamo, battaglia civile perché ci fosse verità e giustizia appunto per Franco Mastrogiovanni. Come il nostro Franco, quando poi si vede portato, dice: su questo avevamo avuto un modo di vedere diverso io e Peppe Calzerano, perché lui, essendo uno storico anarchico, pensava che queste cose l'avessero scritto per discreditarlo, dice, lo presentava come sovversivo anarchico, quindi questo come un ulteriore elemento. Invece penso che sia stato verace, perché conoscendo Franco così era. E dico, diciamo così, nell'esposto, noi non sappiamo se è vero, come riportato nelle due relazioni Vigili Urbani e Carabinieri, che Francesco Mastrogiovanni, durante il tragitto verso l'ambulanza, intonava a voce alta canzoni di scherno indirizzate ai membri del governo italiano e nella circostanza si dichiarava anarchico. Noi riteniamo che è stato così, non abbiamo motivo per dubitarne, l'ha fatto per protestare contro questo comportamento delle autorità che sentiva e riteneva rispettoso, violento e illegale nei suoi confronti, e per affermare la sua dignità di persona in quel momento offesa e violata. Speriamo che non sia stato fatto, questa è la versione di Calzerano, riportato questo fatto per dipingere Franco come soggetto sovversivo e pericoloso, quindi degno e meritevole di TSO, come avveniva spesso nel fascismo, no? Sovversivo, quindi riportiamo. Quindi Franco, quando si è visto catturato e portato, ha voluto protestare la sua innocenza e dignità, dichiarandosi in un certo senso, ma fatto 5 anni prima, prigioniero politico in un certo senso. L'aveva detto chiaramente, aveva detto: sono prigioniero del governo D'Alema, disse 5 anni prima. Quindi questa sua dichiarazione lo ritengo veritiera, proprio per affermare la sua dignità. Quindi abbiamo aperto questo fronte in un clima di omertà, in un clima di silenzio, di paura, perché sapete, quando si tratta di ospedali, la gente là ci vanno tutti. Quindi siamo riusciti a fare i primi sit-in, pensate che Valle è un paese interno in cui c'è molto conservatore, c'è paura, quindi siamo riusciti a fare i sit-in con molto successo, siamo riusciti a mobilitare, siamo riusciti a mobilitare anche l'opinione pubblica e stiamo portando avanti questa battaglia. Io ebbi modo già di dire a Pisa, ma voglio dire anche qui, vedete, poi sono venuto altri eventi, ma non voglio farla lunga, vedete, c'è una proposta di legge, quella che proprio a Pisa ho conosciuto e dissi: questo è un pericolo, e lo voglio ribadire qui, vedete, ospedali, reparti psichiatrici, carceri, qua c'è una proposta a Ciccioli, e abbiamo capito anche chi è Ciccioli, grazie a Calzerano che ha, da storico, diciamo, va a vedere sempre chi sono i personaggi. Ciccioli, onorevole Ciccioli, ora del PDL, ex AN, era figlio già di un fascista, e lui, quando era giovane, ha sparato ad Ancona in Piazza Duomo a un giovane, diciamo, della parte vostra, sparato proprio. Questo ora è onorevole psichiatra e ha fatto questa proposta. Sapete cosa prevede questa proposta Ciccioli? Che prima di tutto dia allungare il TSO, che oggi è per 7 giorni, a 6 mesi, e poi di prorogarlo in maniera infinita, automaticamente. E c'è un'altra perla, dice, lo chiamano contratto d'Ulisse, come Ulisse si fece legare al palo e poi non lo dovevano sciogliere perché ha detto: non sciogliete perché sono le sirene. Allora, se tu dici sì o quando entri oppure durante il tuo trattamento sì, è un sì a vita, cioè ti sei condannato, ha fatto la condanna a morte, hai firmato, cioè all'ergastolo, non ti cacciano più, perché dopo tu non sei in grado di intendere e volere, dicono. Cioè questa è una proposta pericolosa, che allargheranno a motivi etnici, a motivi di disagio sociale, di vagabondaggio, qualsiasi problema, oltre che a quelli psichiatrici, è scritto normalmente. E allora, perché questo? I momenti in cui le carceri scoppiano, sarà più comodo, e anche meno complicato, sa, meno avvocati, meno tribunali, che ti portano là dentro e buttano le chiavi. Cioè questo è un allarme che dobbiamo lanciare, perché è pericolosissimo. Se dovesse passare questa legge, che l'onorevole Ciccioli ha detto che è condivisa da Berlusconi, soprattutto in un momento come questo, in cui Berlusconi come questo sta, cioè questo, la psichiatria tornerà ad essere la psichiatria di regime, di Stato, in cui
tutti i diversi, tutti gli oppositori, tutti, dal vagabondo a Roma, andranno là dentro se passa questa cosa, quindi è pericolosissimo. Quindi io la segnalo, perché quello che è capitato, diciamo, a queste persone normali andando in carcere, o a Mastro Giovanni, altra persona normale che è andata in reparto psichiatrico, diventerà da straordinario a un fatto ordinario, con legge dello Stato. Cioè questo è una cosa pericolosa che io voglio e sto segnalando dappertutto, perché sta in discussione in Parlamento come modifica della legge Basaglia, capito? Oggi 7 giorni, 6 mesi e poi ripetuto all'infinito. Ecco, questo io voglio approfittare per dire, e termino proprio con questo allarme, cioè c'è una proposta depositata che è di questo contenuto: non più carceri che scoppiano, ma molto più comodamente ci manderanno chiunque, potrebbe capitare a ognuno di noi, come abbiamo visto che è capitato a ognuno di noi, persone normali, che tu abbia 2 grammi o non 2 grammi o più di una cosa, o dai i numeri in quel momento, stai così, insomma ti porta, o sei oppositore, non sei gradito, sei vagabondo, sei disagiato, dicono anche che ti portano se tu non hai una fissa dimora oppure se hai disagio economico, dici, i poveracci andranno là. Allora, io ve lo segnalo perché questo è un pericolo enorme per la democrazia, per i diritti della persona, per tutto, e perché rischia di diventare, in questo regime che diventa sempre più autoritario, piduista, camorristico, mafioso, di essere lo strumento adatto per fronteggiare quello che c'è da fronteggiare da parte di un regime autoritario. Potrebbe aprire le carceri, ma non solo in questo caso i manicomi sarebbero solo pubblici, ma anche privati, capito? Quindi non ci sono soldi a costruire, ci sono i privati che aprono i loro manicomi e tutti lì dentro. È chiaro questo? Quindi proposta dell'onorevole Ciccioli, ex feritore, sparatore, fascista, insomma, che ha fatto questa bella proposta per il governo Berlusconi, che ha detto che lui stesso ha detto Berlusconi la condivide. Poi Berlusconi ha dovuto, sapete, ogni tanto quando è richiesto, no, ci dobbiamo pensare, però ha detto a Ciccioli, ha detto che andava bene e che la approverebbero. Quindi io con questo concludo, poi se c'è modo eventualmente di chiarire altro, di dire altro, dirò. Grazie.